Lavorava? Sì, lavorava, brava, no, no, non è talebano. Salò la barba, per le gare, sì, basta, no, no, salò video, foto, sì, basta. Ti dispiace? Sì. All'autolavaggio di Francavilla al Mare non riescono a crederci, eppure l'indagine per terrorismo internazionale riguarda proprio Arslan Faiz, 31enne pakistano, addetto alla pulizia delle auto da circa 3 anni, quasi 24 ore su 24. Un lavoratore entrato con un permesso di protezione umanitaria, oggi gravato da decreto di espulsione a firma del prefetto perché socialmente pericoloso. I carabinieri del ROS e del comando provinciale di Chieti con l'ufficio immigrazione della questura hanno condotto un'indagine telematica diretta dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila. Il soggetto di per sé ha più volte fatto propaganda sui suoi propri social, sui propri account Facebook, di tali contenuti e metodologie violente di queste organizzazioni jihadiste. Ha tentato di difendersi quando lo avete raggiunto? Nell'atto dell'atto di polizia giudiziaria il soggetto non ha tentato di difendersi e ha collaborato con la polizia giudiziaria e con l'arma dei carabinieri. Nei giorni della crisi afghana e del ritorno del terrore talebano tocca anche il territorio abruzzese, la storia di un rapido processo di radicalizzazione. L'uomo è stato trasferito in un centro di identificazione ed espulsione. Verrà allontanato dall'Italia perché potrebbe agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali.